Warriors, what's up? My name is Rex91, siamo qui per una nuova puntata di Domenica con Rex91, credo sia la settima, non mi vorrei sbagliare, ma credo sia proprio la settima. Inizio subito a dire una cosa, allora facciamo, diciamo, i dovuti saluti, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un po'. A The Final Game 98 faccio la sponsorizzazione, trovate il link in descrizione insieme a The Casu 90 e The Mr. Psykill e The Halle 360. Trovate i quattro link in descrizione. Poi saluto Mr. Maurigno 07, ResXX Gaming e The Porkets 97. Sì, credo sia scritto The Porkets 97. Perfetto. Detto questo, ricordo a tutti quanti quelli che non lo sanno che, diciamo, sto facendo una sorta di diciamo, non è un'idea, però per il canale, visto che ho tante serie all'attivo, tante che devono iniziare, eccetera, eccetera, ho deciso di fare così. Faccio due appuntamenti della giornata, uno alle 8 e uno a mezzogiorno, mezzogiorno e mezza, l'altro alle 7 e mezza, 8, diciamo, dipende verso che ora lo metto di solito. Comunque l'orario più o meno è quello, e la sera alle 8 c'è un appuntamento fisso con una serie finché non finisce, in questo caso per ora è Alan Wake, mentre a mezzogiorno e mezzo, mezzogiorno insomma, metto un episodio a, diciamo, non a cavolo ma random. Per esempio oggi c'è stato Cry of Fear, ieri c'è stato Rage. Purtroppo ieri sera, che è sabato, non ho potuto mettere Alan Wake perché non ho avuto il tempo di girarlo, quindi passa direttamente a domani sera. Detto questo, poi che altro c'era? Vabbè, insomma, e così via, poi c'è Amnesia, Skyrim e altri vari titoli che devono iniziare. Comunque, detto questo, diciamo, questo era per dirvi che se pur da caso vi eravate persi qualche puntata, qualche serie, eccetera, tanto basta che andate sul canale, c'è la playlist, trovate tutto sotto, trovate tutto quanto, eccetera, eccetera, non vi perdete nulla. Detto questo, passiamo alle domande, che questa, diciamo, questa settimana sono abbastanza. Il primo è Morte24S che mi chiede: tu hai visto il film della Marvel uscito di recente, The Avengers, i Vendicatori? Se sì, ti è piaciuto? Sì, devo dire che mi è piaciuto molto, credo sia il miglior film della Marvel mai fatto, credo sia ottimo sotto tutti i punti di vista da amante della Marvel, poi. Devo dire che Capitan America non è così stronzo come il vecchio film di Capitan America, cioè quello dove era da solo, che era un, diciamo, un vero pistola per chi conosce il termine. Poi Cactuax mi chiede: ti piacciono i treni? Risponderei positivamente, ma dato che conosco ASD Movie non lo dico, perché se poi lo dico magari mi passa un treno sopra la testa, quindi non lo dirò. Però è positivo. Asgard 4, conosci il gioco di ruolo Dungeons and Dragons? Ci hai mai giocato? Dal momento che ti piacciono i giochi di ruolo videoludici, pensi che potresti conoscere il progenitore di ogni gioco di ruolo? Penso che tu intenda il gioco quello con le carte, con i dadi, eccetera, eccetera. Sì, conosco Dungeons and Dragons, diciamo, in tutte le sue forme, ma non ci ho mai giocato, perché non ho avuto la possibilità. Poi, diciamo, è un po' lungo. Bisogna imparare un bel po' di regole, a quanto ho capito. Mi hanno portato un manuale che era così per Dungeons and Dragons, solo che poi non ho mai avuto il tempo di vederlo. Andre97i, farai un video dove ti vesti da donna? No, credo che mi stia gettando abbastanza nel ridicolo soltanto a fare i video che faccio adesso. Vestirmi anche da donna e fare dei video, no, credo sarebbe troppo anche per me. 3x0 Crash. Mio Dio, che ne pensi di God of War? Prenderei God of War 2? Che, no, God of War, Guild Wars. Prenderei Guild Wars 2? Sbaglio sempre con tutti sti cavolo di GW. E che ne pensi di quest'ultimo? Allora, adoro Guild Wars, ho diciamo, il primo che era Prophecy, ho Faction e Nightfall, mi manca Eye of the Nord per completare, diciamo, il quartetto del primo gioco, e prenderò sicuramente sì, Guild Wars 2,
ci farò ovviamente anche dei gameplay. Magnum e Ultragnom, girando per YouTube ho visto che qualsiasi YouTuber può diventare partner anche con un iscritto. Se quella persona con un iscritto compila il modulo e non arriva a 1000 visualizzazioni, c'è una penale? Allora, non so tu che YouTuber hai visto. Non so neanche con chi abbiano la partnership, perché lì bisogna vedere con chi hai la partnership. Diciamo i due maggiori che danno la partnership per i videogiochi sono Machinima e TGN. Per TGN, se tu non hai un minimo di 1000 visualizzazioni al giorno, non puoi avere la partnership. Poi che tu abbia 30 iscritti, 40 iscritti, 100 iscritti, 10.000 iscritti, è indifferente, però ne devi fare 1000 visualizzazioni al giorno. Se no, non ti danno proprio la partnership, non è che c'è una penale, non te la danno. Invece con Machinima devi avere 1000 visualizzazioni per video, cioè ogni video tu devi avere un minimo di 20 visualizzazioni, cioè se tu hai 5 video, in quei 5 video tu devi avere 1000 visualizzazioni per video. Se ne hai, diciamo, se ne hai 80, guardano gli ultimi 20 per esempio, e così via. The Semi 200, quindi per dirti, no, non puoi diventare partner con un iscritto e non raggiungere neanche le 1000 visualizzazioni. Poi c'è The Semi 244 che mi chiede: cosa ne pensi di Kingdom Hearts 3D? Lo comprerai? Se sì, ci farai dei gameplay? E soprattutto, ti piace l'intera saga? Allora, a me la saga mi piace di Kingdom Hearts. Il 3D credo che tu intenda quello per il 3DS. Credo, non lo so, diciamo non bazzico molto nei forum per console, quindi potrei anche sbagliarmi, e non lo comprerò perché non ho il 3DS, e quindi no, non ci farò i gameplay, però sì, adoro l'intera saga. Chuck Norris Kill You, un mese fa è uscito The Walking Dead, un gioco basato sulla serie TV o sul fumetto, non ricordo, sul fumetto comunque, della Fox. La particolarità è che il gioco è diviso in capitoli, rilasciati mensilmente, e quindi voglio chiedere il tuo parere a proposito di questa insolita modalità di rilascio. Ti sembra giusto che il gioco venga fatto uscire a spezzoni invece che tutto ad un colpo? Allora, diciamo che la Telltale li rilascia una cosa tipo 5 euro, quindi non è neanche questa gran spesa, se non mi sbaglio era 5 dollari 6 dollari a capitolo, quindi in teoria sono 25 dollari, 25 euro più o meno, mettiamola così, quindi non è questo gran... quindi diciamo che non è fatto per guadagnare soldi a sbafo, perché magari lo rilasciamo tutto intero, 60, 30, 40 euro e via, invece l'hanno rilasciato a 5 dollari ogni mese. Diciamo che è una modalità, hanno detto, per farlo sembrare come la serie televisiva, ovvero c'è un episodio che esce settimanalmente, invece qui esce mensilmente. In teoria l'idea è simpatica, è divertente, ma se si ferma qui, cioè su questa tipologia di giochi. Certo, per esempio non vedrei un Sam & Max, che ogni episodio di Sam & Max è diviso a sua volta in tot episodi. Se iniziano a farlo con Call of Duty, Assassin's Creed e vario, esce fuori una cagata. Però, per questa tipologia di gioco può anche andare bene se il prezzo è basso, che se mantieni, che ne so, 30 euro episodio è troppo. Zavavale, quali sono stati, se ne hai avute, le tue console preferite? Ne ho avute solo due, che sono la PlayStation 1 e la PlayStation 2, quindi credo che le mie preferite siano quella, soprattutto la prima perché ha dei giochi ottimi, i primi giochi per la PlayStation 2, tipo il primo Devil May Cry e cose di questo genere. The X-Gamers XX, perché tutti parlano mai di Black Ops 2 se il gioco uscirà fra 7 mesi? Perché 7 mesi nell'ambito videoludico non è tanto. E seconda cosa, perché in teoria il trailer è fatto per capire com'è il gioco, come il trailer è fatto per capire com'è il film, anche se alcune volte è meglio il trailer del film. Comunque diciamo che il trailer dovrebbe portare la gente a comprare il gioco, perché è un bel trailer. Se tu mi fai un trailer di merda, io opto che il gioco esce una merda. Semplice. Da Maxion, hai mai giocato a Mini Ninjas? Se sì, come ti sembra? Allora, Mini Ninjas lo conosco, ma non ci ho mai giocato, quindi non posso dire. Mi sembra simpatico, ma diciamo di primo acchito, guardandolo così.
7 Mr. Rope 7, hai mai giocato a Spartan Total Warrior? Se sì, devi lodarlo per 5 minuti di video. Non posso lodarlo per 5 minuti di video perché durerebbe troppo il video, però sì, ci ho giocato e adoro il gioco, è bellissimo, è veramente spettacolare, per chi poi adora gli spartani in generale. Peppino Italia, ti piace la serie Dialo? Qual è stato il tuo capitolo preferito? Allora, io ho visto solo i primi due e adoro il primo. Perché purtroppo il terzo, ODST, come cazzo si chiama, il prequel di Halo 1, eccetera, eccetera, non li ho potuti giocare non avendo una Xbox 360, quindi io mi sono dovuto accontentare solo dei primi due capitoli, quindi penso il primo. Sì, mi è piaciuto molto di più il primo. Ricky99IMS, quali sono i tuoi giochi, film e canzoni preferiti? Mamma mia! Allora, ne dico uno a cavolo. Film preferito, credo tutti quelli con Al Pacino, non ne ho uno preferito. Se devo togliere quelli con Al Pacino e dirne uno di recente, credo The Avengers. Canzoni preferite? Bella domanda. Credo qualsiasi canzone degli Iron Maiden, primi album, fino a all'album di Fear of the Dark, che non mi ricordo come si chiama. Cazzo, li ho tutti originali qua dietro, ma non mi ricordo come si chiama l'album. Mio Dio. E il mio gioco preferito è Planescape Torment, sicuramente. Fede FC Cod, credi che vedremo mai vecchi giochi per PlayStation 1 o 2 sul tuo canale, ovviamente adattati per PC? Un'altra cosa, credi che farai mai un dual commentary con qualche tuo amico youtuber? Allora, più giochi per PlayStation 1 e 2 sul mio canale? Allora, qualcuno già l'avete visto perché ho iniziato Kingdom Hearts e poi lo continuerò quando avrò l'adattatore per PC. Quindi una volta che avrò l'adattatore per PC potremo fare tutti i giochi PlayStation, PlayStation 2 che vi pare. Quando avrò l'adattatore. Poi, sul fatto del dual commentary, sì, ma non dico niente. Surprise, perché qualcuno di voi già anche lo conosce. Non dico niente. Strontius 4, preferisci Battlefield o Modern Warfare 3? Spiega perché ti piace più l'uno dell'altro. Questa è un po' come sparare sulla Croce Rossa. Battlefield, Modern Warfare 3 fa schifo, quindi lo toglierei. Diciamo, se devo preferire Battlefield alla serie Modern Warfare in generale, che mi fa cagare comunque, direi comunque Battlefield, perché è un gioco molto più realistico, fatto molto meglio sotto molti profili rispetto a Modern Warfare. Cioè, Modern Warfare va bene per farti una partitina ogni tanto, però se vuoi veramente, diciamo, dal mio punto di vista, divertirti e al tempo stesso avere un riscontro realistico di come può essere un gioco di guerra, vai, giochi a Battlefield. Diff911, di One Piece, intendo anime, se vuoi anche manga, cosa ne pensi? Lo adoro, credo sia uno dei miei manga preferiti, manga slash anime, anche se preferisco il manga veramente. Soprattutto mi sta piacendo molto adesso, diciamo, dopo che Rubber ha fatto tutto l'allenamento, quella roba lì. Insomma, non spoilerò niente per chi non l'ha visto. Raul799, ti piacciono le serie animate? Se sì, quali preferisci? Allora, per serie animate non so se tu intendi cartoni animati tipo i Simpson. Se intendi quello, adoro Simpson, Futurama, Griffin, American Dad, tutta quella serie di serie animate lì. Ximix, è che stavo guardando un film e mi sei venuto in mente, nel senso buono, il film è The Warrior Way, e mi stavo chiedendo, chissà se ne ha preso spunto da qui il motto, I Warrior, eccetera, eccetera. No, non ne ho preso spunto dal film The Warrior Way, diciamo, è un interessante coincidenza, ma no, non ho preso spunto da quello. Da Maxion, cosa ne pensi del cancellamento del videogioco sugli Avengers? Se deve uscire uno dei soliti giochi convertiti dai film, meglio che lo cancellano, che ne esce fuori una cagata, secondo me. L'unico, penso, gioco uscito bene dai film è stato Wolverine, X-Men The Origins Wolverine, perché Batman, Arkham Asylum, Arkham City non sono dei veri... Oddio, adesso non mi ricordo il termine per definire... Ah, perché mi viene il pin-up che non c'entra un cazzo? Vabbè, diciamo, Batman, Arkham City, Asylum non li colloco nei giochi
usciti dai film, perché in realtà sono dei giochi a sé, quindi non li calcolo così, se no anche quelli ovviamente. Mr. Sony 99, farei delle serie di giochi commentati via Skype da 3-4 iscritti alla volta? Oddio, credo sarebbe abbastanza... Forse in futuro sicuramente, adesso sarebbe abbastanza allucinante come cosa. Poi, Tragus Labret mi chiede: ciao Rexen, vorrei sapere cosa pensi della trama delle serie di Assassin's Creed. Allora, i primi due, cioè Assassin's Creed 1 e Assassin's Creed 2, molto belle le trame. Da Brotherhood in poi è stata portata avanti per... non lo so, proprio per allungarla, credo... ma fino a Revelation, che hanno detto la maggior parte della gente che era fatto uguale e paro paro Assassin's Creed 2, allora lì hanno deciso di cambiarla, adesso sta in America durante la rivoluzione americana eccetera eccetera, quindi vedremo un attimo. Però io penso che i primi due Assassin's Creed siano ottimi, dal Brotherhood in poi fanno abbastanza cagare. Già Brotherhood un po' si salva, dopo un po' va a noia. Revelation proprio è palesemente uguale al secondo, però cazzo, potevano cambiarlo un po' sinceramente, sia come meccanica che come storia. Righi99IMS, per favore puoi leggere questo all'inizio del prossimo domenica con Rex91? Allora, diciamo è difficile perché è tutto attaccato. Akakubala palla sulla testa che fa l'amore con tre civette sul comò, il dottore si fa la madre e la nonna insieme alla civetta Super Saiyan. Ok, perfetto. Letto. Mr. Phoenix 2D, hai mai giocato a Dead Island? Ti piace? Sì, ci ho giocato, mi piace, molto divertente, e ci farò dei gameplay prima o poi. Perché diciamo è abbastanza spiritoso come gioco, può essere portato avanti in modo molto divertente. Comunque siamo arrivati a 17 minuti e 16, quindi direi di terminare il video qui, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, mettete mi piace, iscrivetevi eccetera eccetera. Quindi ragazzi miei, noi ci vediamo nel prossimo gameplay, sempre qui sul canale di Rex91, domani esce Cry of Fear 2, puntata 2, Alan Wake, che ormai mi sono dimenticato anche a che puntata sono arrivato, forse la 16 se non mi sbaglio. Quindi ci vediamo nel prossimo video gameplay, sempre qui sul canale del vostro Rex91. Ciao a tutti ragazzi!